30 ottobre scorso, presso il Dipartimento di Chirurgia Generale Pietro Valdoni, si è svolto un seminario sulla formazione del chirurgo oncologo oggi, organizzato da Antonio Bolognese, professore ordinario di chirurgia generale, in collaborazione con il professor Philippe Lassé dell'Institut de Cancerologie Gustave Roussy di Villejuif. Al termine dell'evento, il professor Bolognese, che dal 2004 dirige la UOC di chirurgia oncologica A e che da novembre è in pensione, ha salutato colleghi, amici e il personale del Dipartimento. Oggi concludiamo l'anno accademico per quanto riguarda le lezioni agli specializzandi di chirurgia generale, ai dottorandi di tecnologie avanzate e chirurgia, con un tema che è un tema molto importante, la formazione del chirurgo oncologo oggi. E questo lo faremo con la collaborazione del professor Philippe Lasserre, che è stato il direttore del Dipartimento di Chirurgia del Gustave Roussy e che ha una enorme esperienza su questo argomento. Per tale motivo io credo che poter parlare di formazione in questo momento sia fondamentale, anche per la nostra struttura. È una giornata importante non solo per l'università ma anche per l'attività di un personaggio che ha onorato la professione universitaria, la professione sanitaria come medico e come chirurgo. E oggi lui porta a conoscenza dei giovani per i quali ha speso quasi tutta la sua vita nel cercare di educarli a promuovere un master sulla formazione del medico chirurgo oncologo. Je suis très très heureux d'être aujourd'hui Umberto I pour honorer mon ami Antonio Bolognese. C'est vrai que on se connaît depuis 35 anni, que régulièrement vieni à l'Institut Gustave Roussy tutti anni et collaboration perfecte. Tanti anni. Cosa pensi tu della formazione del chirurgo oncologo? Perché è importante? J'en parlerai parce que c'est un problème très difficile. Comment définir la compétence en oncologie? Quel est le cursus? Est-ce qu'il faut séparer les chirurgiens oncologues des chirurgiens spécialistes d'organes? Sûrement pas. Mais il faut qu'il y ait une formation d'oncologistes et d'oncologues chez les spécialistes d'organes. Allora, oggi devo dire che è stata una manifestazione molto apprezzata, perché nell'ambito di un commiato dal punto di vista scientifico del professor Antonio Bolognese, che per tanti anni ha rappresentato una delle colonne portanti del Dipartimento Valdoni, abbiamo unito anche una lettura magistrale del professor Lassé del Gustave Roussy di Parigi, che è stato un graditissimo ospite anche in altre occasioni e che con una lettura magistrale sulla chirurgia oncologica, sulla formazione della chirurgia oncologica, è stato un esempio per i chirurghi meno giovani e i chirurghi giovani.